Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Rapina a mano armata oggi pomeriggio in una tabaccheria a Tobbiana. Claudio Vannacci. Due banditi armati di pistola hanno rapinato la tabaccheria Petracchi in via Cava a Tobbiana, praticamente davanti alla chiesa. Il colpo è avvenuto in pieno giorno, poco prima delle 17 di oggi, e tutto si è svolto nel giro di pochissimi drammatici momenti. I banditi avevano il volto coperto con caschi integrali e sono scappati a bordo di uno scooter, dopo aver preso quello che sono riusciti ad arraffare, in tutto circa 1.000 euro. Parte in gratta e vinci. Il titolare è stato minacciato con l'arma, ancora non è chiaro se vera oppure giocattolo. Sul posto i carabinieri, che hanno subito attivato le ricerche dei malviventi. Potrebbe trattarsi della stessa coppia di rapinatori che hanno colpito l'altro giorno nella lavanderia industriale tra via Targetti e via Mozza sul Gorone. La tabaccheria Petracchi era già stata rapinata due volte tra ottobre e dicembre 2012, quando ancora era nella vecchia sede a pochi metri di distanza dall'attuale. Nell'ultima occasione il titolare era stato picchiato e ferito. E l'arma ha licenziato i due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane lo scorso anno a Firenze. L'arma dei carabinieri ha destituito Marco Camuffo e Pietro Costa, accusati di violenza sessuale nei confronti di due studentesse americane, lo scrive il Corriere della Sera. La decisione arriva al termine dell'indagine disciplinare che era stata avviata dopo la denuncia delle due giovani, che accusano i due carabinieri di averle violentate nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Firenze. I due sono in attesa della decisione sul loro rinvio a giudizio. L'udienza è fissata per il 30 maggio. Marco Camuffo è residente in provincia di Prato e ha prestato a lungo servizio al comando provinciale pratese prima di essere trasferito a Firenze. La destituzione dal servizio arriva in base alla valutazione sul comportamento tenuto dai due carabinieri quando furono chiamati per una rissa in una discoteca. Al termine dell'operazione i due si sono trattenuti nel locale per agganciare le giovani e poi le hanno accompagnate a casa usando, cosa possibile solo in casi eccezionali, l'auto di servizio che poi è stata parcheggiata sotto l'abitazione delle due studentesse, dove sarebbe stata consumata la violenza. I carabinieri Marco Camuffo e Pietro Costa non sono degli stupratori, sarà dimostrata la loro innocenza nel processo penale e chiederemo così la loro riammissione nell'arma. Questo è il commento dell'avvocato Giorgio Carta, difensore di Costa. Valutiamo se fare ricorso al TAR contro questo provvedimento, ha aggiunto la difesa. I carabinieri Camuffo e Costa finora erano sospesi dal servizio e tenuti a metà stipendio. Ieri a entrambi è stata notificata la destituzione dall'arma. In sostanza significa che cessa il rapporto di lavoro. Il comando generale dell'arma, secondo quanto emerge, avrebbe preso la sua decisione per la gravità delle accuse contro Camuffo e Costa, sia per aver violato i regolamenti militari, sia per le caratteristiche del procedimento penale per violenza sessuale in corso contro di loro al Tribunale di Firenze. Il comando avrebbe basato la sua decisione su indizi e informative ricevute in questi mesi, sia da parte della Procura della Repubblica di Firenze, sia da parte della Procura Militare. Aveva scelto il vano dei contatori elettrici del suo condominio in via Roncioni come nascondiglio per la droga, ma gli involucri hanno attirato l'attenzione degli altri residenti che hanno avvertito la polizia. Alla fine dell'intervento i poliziotti dell'antidroga della squadra mobile hanno arrestato un 41enne marocchino pluripregiudicato già finito in manette 2 anni fa quando fu trovato in possesso di 17 kg di hashish. Stavolta la droga trovata ammonta a 800 grammi di hashish e quasi 13 di cocaina. Carmignano più sicura, attivate 16 nuove telecamere di videosorveglianza. Eleonora Barbieri. A Carmignano sono state installate 16 nuove telecamere per il controllo del territorio che si aggiungono alle 11 già esistenti. La novità è stata annunciata dal sindaco Edoardo Prestanti e dai vertici di Consiac Servizi Comuni, che si è occupata del potenziamento della rete e degli impianti di videosorveglianza. Questo è il più grande investimento fatto dal nostro territorio, dalla nostra amministrazione negli ultimi 10 anni sul tema della sicurezza, perché è un tema importante ed un tema sentito ed è un diritto dovere da parte nostra garantire ai nostri cittadini di
di fare una vita tranquilla e sicura sul nostro territorio. I 16 occhi elettronici sono stati sistemati sui principali accessi al territorio comunale su 3 rotonde. Queste ultime, poste in punti nevralgici per la viabilità, hanno una visione a 360 gradi sull'area di interesse. Le immagini, che hanno una capacità di registrazione fino a una settimana, sono poi collegate al comando di polizia municipale e a quello dei carabinieri di Carmignano. Camere, diciamo, di ultima generazione, quindi con compressione video H264 e con risoluzione da 2 fino a 5 megapixel. E per quanto riguarda il sistema, è Avigilon, quindi un top di gamma, è un sistema flessibile che può essere anche collegato con ulteriori sistemi anche di altre città. L'investimento è di 135.000 euro spalmati su 10 anni. I comuni più piccoli avrebbero difficoltà a poter fare questo lavoro in un solo anno, quindi noi all'interno di un progetto più grande siamo riusciti a offrire al comune di Carmignano anche questo lavoro, che possano permettersi di pagarlo in 10 anni all'interno del contratto che hanno con noi anche per la pubblica illuminazione. Quindi i risparmi che si riesce ad ottenere vengano utilizzati anche per la sicurezza del comune di Carmignano. È già prevista un'ulteriore espansione dell'impianto con l'installazione di altre 5 telecamere e il sistema di rilevamento delle targhe di auto rubate o segnalate. Rogo sul Monteferrato, le fiamme sono state spente con l'acqua della vasca trasportata dall'elicottero, ma è stata solo un'esercitazione, guardate. Decine di uomini, schieramento di mezzi e l'elicottero della regione per l'esercitazione organizzata oggi nella zona del Monteferrato dall'organizzazione regionale antincendi boschivi. Questa esercitazione serve in quest'area particolare, visto che non ci sono strade di accesso da qui praticamente fino alla cima del Monteferrato e non ci sono nemmeno punti di acqua per poter spegnere o anche bonificare poi gli incendi. Quindi con questa esercitazione si testa da questo punto che si trova ai piedi del Monteferrato l'imbarco sull'elicottero e il trasporto sulla cima di una vasca mobile che poi in cima verrà montata e successivamente riempita dall'elicottero. Questo punto d'acqua in quota ci serve in un eventuale ipotetico incendio, sia per lo spegnimento sia anche per la bonifica. All'esercitazione organizzata alle pendici del Monteferrato, nell'area al confine con il Centro di Scienze Naturali di Galceti, hanno preso parte le varie componenti dell'organizzazione regionale antincendio boschivo, Regione Toscana, Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, Provincia e le associazioni di volontariato che fanno parte del coordinamento regionale volontari, in particolare VAB e Associazione Volontari del Centro di Scienze Naturali, presenti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali e personale della Protezione Civile di Prato, Montemurlo e Vaiano. Un vero e proprio addestramento quello di oggi per fare il punto sulla capacità di intervento della macchina dei soccorsi se chiamata a gestire un'emergenza incendio. I momenti di esercitazione servono per prepararsi al meglio alla stagione dell'impegno vero e proprio, a verificare le forze, a verificare l'interazione fra le forze a terra e le forze aeree. Per noi che siamo, io che sono di Pistoia, la Regione Toscana ha organizzato appunto questa interazione fra le zone, in particolare Prato e Pistoia viaggiano con la stessa centrale operativa estiva per la lotta agli incendi boschivi, che è il COP che ha sede a Pistoia ma copre tutte e due le zone. L'esercitazione è servita anche a portare sulla cima del Monteferrato 3 cisterne per la raccolta dell'acqua piovana, da utilizzare se dovessero scoppiare roghi. Elezioni appoggio a Caiano, stamani è stata presentata la lista del candidato sindaco del centro-sinistra, nome della lista Siamo Poggio. Una squadra di 12, 7 uomini e 5 donne, età media 36 anni, formata da poggesi veri o di adozione, ma poggesi al 100%, quella scelta da Francesco Pugelli, medico di 36 anni, candidato sindaco di Poggio a Caiano per il centro-sinistra alle amministrative del 10 giugno. Abbiamo una squadra rappresentata da professionisti, avvocati, operai, persone dipendenti pubblici, ognuno con una professionalità diversa, ma soprattutto tutte provenienti dalla nostra comunità. Tanti di loro hanno ruoli nelle associazioni, hanno fatto esperienze di volontariato e soprattutto ognuno di loro rappresenta anche una frazione diversa del nostro territorio. Insomma, veramente una scelta molto variegata nella quale ogni poggese potrà ritrovarsi. Ci si prepara al più grande ricambio generazionale della storia di Poggio
degli ultimi 50 anni. L'attuale sindaco Marco Martini, i segretari provinciali del PD e del Partito Socialista hanno partecipato alla presentazione della lista che conta molti volti alla prima esperienza, molti giovani e qualche nome già noto in politica. La lista Siamo Poggio è composta da Enrico Andrea Cecchi, 47 anni, direttore commerciale di un'azienda alimentare, consigliere comunale uscente, Selinda Ouah, la più giovane con i suoi 19 anni, origine tunisina, studentessa universitaria, Sara Di Palma, 38 anni, insegnante, Maria Teresa Federico, 42 anni, avvocato civilista, Alessandro Formichella, 51 anni, giornalista freelance, Matteo Lenzi, 30 anni, ingegnere, Giacomo Mari, 34 anni, uscente, assessore alla cultura, Alessandro Pucci, 27 anni, infermiere, Gianluca Pucci, 31 anni, impiegato, Francesco Ricciarelli, 41 anni, dipendente pubblico, Marina Sforazzini, 24 anni, neolaureata, Paola Vettori, 51 anni, farmacista. È una squadra molto giovane, questo ci fa piacere. Deve dare il contributo anche dell'entusiasmo e della voglia di fare e continuare nel solco della buona amministrazione che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni e poi veniva anche dalle amministrazioni precedenti. Ora la marcia verso il 10 giugno scandita da 5 appuntamenti, il primo giovedì prossimo. C'è da dare a raccontare ai foggesi qual è la nostra idea di Foggio per il 10 di giugno e gli dovremo dire: mettete la croce su Siamo Poggio, perché per noi la Poggio del futuro è una Poggio con il segno più. Truffe agli anziani, 2 incontri sono stati organizzati dalla Confesercenti insieme ai carabinieri. 2 incontri in altrettanti circoli cittadini per dire stop alle truffe nei confronti degli anziani. E questa è la nuova tappa dell'impegno di Confesercenti nell'ambito del progetto Sicurezza Partecipata. La FIPAC Prato, il sindacato dei pensionati di Confesercenti, ha deciso di organizzare le 2 iniziative che serviranno ad offrire consigli utili e presentare buone pratiche a tutti i partecipanti. Il primo appuntamento si terrà a Maliseti, al circolo Arci Quinto Martini, lunedì prossimo alle ore 15. Il secondo sarà a Cafaggio, al Circolo Arci, lunedì 28 maggio, sempre alle ore 15. È un impegno che a livello nazionale la FIP Confesercenti sta sviluppando queste iniziative in più di 100 città italiane. Cioè, quindi è a livello nazionale queste iniziative sono. Noi qui abbiamo scelto un po' di circoli storici della città, frequentati soprattutto dagli anziani. In entrambe le occasioni saranno presenti il sindaco di Prato Matteo Biffoni e il capitano Sara Pini del Comando Provinciale dei Carabinieri, oltre ai presidenti dei rispettivi circoli Giovanni Mosca per Maliseti e Giuseppe Marras per Cafaggio e il consulente per la sicurezza di Confesercenti Carlo Corbinelli. A questo punto farei un appello a tutti quei pensionati che hanno qualche minuto da spendere per cercare di capire cosa possano fare per evitare delle truffe. È una cosa molto interessante, è una cosa in qualche modo gestita da professionisti e sicuramente è una cosa che aiuta e che in qualche modo insegna qualcosa. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.